Alla Fiera di Cagliari nasce il Maxi Centro per le vaccinazioni, si parte domani, domenica, ci saranno varie postazioni, 15-16, ci farò spiegare tutto dal direttore dell'ATS, Massimo Temussi. Sono 20 postazioni suddivise in tre stadi, c'è una prima fase dove si fanno ovviamente le schede anamnesiche per i pazienti, poi centro di vaccinazione vero e proprio con 20 postazioni e anche una ulteriore sala per l'attesa di 15 minuti successivi alla vaccinazione che cautelativamente abbiamo per tutti i pazienti. Quanti sono i padiglioni utilizzati? È un padiglione molto grande da 1500 metri quadri. Quante vaccinazioni potranno essere effettuate al giorno? Al giorno intorno alle 1500. Bisogna naturalmente essersi già prenotati e aver già ricevuto la vostra comunicazione. Sì, noi abbiamo ripreso il modello che abbiamo già studiato nel Medio Campidano, che è quello di chiamare le persone in supporto coi comuni dalle schede anagrafiche. Stiamo rifacendo quello e questo ha funzionato nel primo test del Medio Campidano e continuiamo a utilizzarlo. In questa fase è la cosa più intelligente da fare e stiamo facendo questo. Coinvolte tutte le fasce d'età, dottor Temussi? Coinvolte gli over 80 in questa prima fase, che sono della fase 1, e soggetti molto fragili. Gli over 80 soggetti molto fragili di Cagliari e area metropolitana, di Cagliari, ricordiamo. Area metropolitana, esatto. Gli orari? Gli orari dalle 8:30 domani mattina sino alle 18. Tutti i giorni, 7 giorni su 7? Tutti i giorni, 7 giorni su 7. In una battuta, lei ha contestato il sistema degli SMS per avvisare i nonnini sardi? No, non ho contestato, anzi, devo dire che il sistema degli SMS è stato utilizzato in gran parte d'Italia. Qua non ha attecchito, quindi dobbiamo utilizzare una razionalità limitata. Se una cosa non funziona, noi dobbiamo avere un altro canale. L'avevamo già sperimentato nel Medio Campidano, ha funzionato e riprendiamo la strada maestra. Ricordiamo qual è il canale. Il canale è: chiamiamo ATS in supporto con i comuni e medicina generale. Chiama l'ATS tutti gli over 80 che abbiamo negli elenchi.